Ciao a tutti, in questo video vediamo come pulire, lubrificare e registrare un mozzo tradizionale a coni e sfere. I mozzi a coni e sfere non hanno i coscienti sigillati, ma un cono che spinge verso una pista dove le sfere ruotano attorno, quindi diciamo come se fosse un cuscinetto scomponibile, dove una parte è data dalla pista all'interno del mozzo, l'altra è data dal cono e in mezzo ci stanno le sfere. Quando voi controllate la ruota, se la fate girare, sentite che sfrega oppure che ha del gioco, sentite anche appoggiando la terra, facendo pressione, c'è del gioco, sia in senso trasversale che in senso longitudinale, è il momento di registrare, pulire e eventualmente aprendole se si notano sfere molto consumate o coni consumati, eventualmente anche sostituirli. Quindi vediamo come fare. La prima cosa, togliamo il pacco pignoni con apposito attrezzo per muovere la ghiera, la frusta per tenere fermi i pignoni, una chiave per girare il dado, osserviamo bene come è fatto il mozzo. Allora, vedete che c'è un controdado, che è questo, che va a premere contro il cono, che a sua volta è filettato. Se ingrandiamo, vedete? Questo è il controdado che si avvita sull'asse del mozzo, che è filettato. E così anche dall'altra parte. Qui non essendoci la ruota libera, lo vediamo meglio. Controdado, alcuni anelli spaziatori e qui sotto c'è il cono. Quindi il consiglio che vi do è per mantenere sempre poi quando la rimontiamo l'asse ben centrato, quindi la stessa distanza per infilarlo nel forcellino sinistro e in quello destro, è rimuovere. Aprire il mozzo da una parte sola. Io consiglio la parte di qua, la parte non del pacco pignoni perché è più comoda da lavorare. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo svitare questo dado tenendo fermo il cono, quindi tenendo fermo con una chiave il cono, altrimenti girando qua ovviamente faremo girare tutto l'asse senza svitare nulla. Si usano questi strumenti che sono le chiavi appunto per i coni e sfere, che sono semplicemente delle normali chiavi ma molto sottili, perché i coni hanno una parte scanalata per essere tenuta con le chiavi che è molto sottile, fatta apposta per queste chiavi. Per il controdado posso usare anche una chiave normale. E svito il controdado. Vedete che ora rimuovo gli anellini spaziatori, mi raccomando, teniamoli sempre tutti in modo che non vadano persi e si rimonti la ruota della stessa larghezza di prima. A questo punto il cono qua si sviterà facilmente tenendo fermo l'asse. Tenendo fermo l'asse dall'altra parte, o con la mano, oppure in questo caso un po' ossidato con una chiave. Con l'altra chiave tengo fermo l'altra parte del mozzo e qui svitiamo.
Dopo averlo sbloccato, vedete che si svita liberamente anche a mano. A questo punto fate attenzione, tenete la ruota così perché c'è il rischio che cadano fuori le sfere. Vedete, questo è il cono. Tenete sempre l'asse perché a questo punto se lo lascio andare l'asse potrà cadere fuori, quindi tenetelo e appoggiate la ruota giù. Vedete, questo è il cono. Questa parte è, diciamo, la pista dove scorrono le sfere internamente e fa battuta con la parte dove starebbe il mio dito, che è la sede del mozzo dove scorrono le sfere nella parte superiore. Ora vediamo come sfilare tutto, rimuovere le sfere, pulire e poi ringrassare e procedere alla registrazione finale. Allora, sfiliamo l'asse, quindi spingendo, vedete l'asse scende e preparatevi che dall'altra parte le sfere possono uscire, vedete che è caduta fuori, quindi ora le raccogliamo tutte e le puliamo e le mettiamo su un panno pulito. Puliamo anche tutto l'asse perché poi andrà messo grasso nuovo. Come vedete, il trucco di non smontare questa parte fa sì che la distanza in cui poi rimonteremo l'asse rimanga perfettamente immutata, chiaramente. Tant'è vero che alcune ruote più moderne, come ad esempio le Durace, hanno un cono solo, e mentre questo è integrato un pezzo unico nell'asse. Diamo una prima pulizia, poi lo puliremo meglio con alcuno sgrassante. Per rimuovere le sfere possiamo aiutarci eventualmente con una calamita se l'avete. Io ora qui non ne ho a disposizione, le provo a sfilare aiutandomi con un piccolo cacciavite. Se notate che le sfere cadono giù nel corpo del mozzo, nel buco in mezzo non c'è nessun problema, escono dall'altra parte, non c'è rischio di perderle all'interno del mozzo. Possiamo addirittura spingerle giù e farle cadere dall'altra parte senza nessun tipo di problema. Questa parte ho svuotato tutto. Vedete qua dentro come molto sporco questo mozzo è veramente da pulire. Ora lo sgrasseremo con il diluente, poi metteremo il grasso nuovo. Andiamo a togliere le sfere dall'altra parte. Qui, visto che c'è questo parapolvere che le tiene in posizione, le andiamo a spingere giù con un piccolo cacciavitino. Naturalmente dipende dai tipi di mozzi, alcuni mozzi potrebbero avere le sfere di una parte più piccole e il numero diverso delle sfere dell'altra parte. Non è il caso del mio mozzo, quindi non ve l'ho detto prima, ma naturalmente fate attenzione al vostro mozzo e non sbagliatevi. Tenetele separate. Ora puliamo le sfere, spruzzo un poco di sgrassatore. Vedrete che facendo semplicemente girare così verranno perfette. Fate naturalmente con delicatezza, stando attenti a non perderle perché naturalmente rotolano facilmente dappertutto. Mettiamo in disparte. Ripetiamo la pulizia con lo sgrassatore, anche i coni, l'asse e anche gli altri spaziatori, in modo che sia tutto perfetto. Nel frattempo ispezionate il cono se avesse segni, qui la pista mi sembra ancora molto valida. Vediamo bene anche il parapolvere, qui una parte di gomma che serve appunto da parapolvere e tenere lontano l'acqua per non farla entrare nel meccanismo, nei ruotismi.
Questo cono è leggermente segnato, probabilmente ha raggiunto il suo fine vita, ma trattandosi di una ruota che utilizzo solo sui rulli, per ora rimane al suo posto. Naturalmente potrebbe essere sostituito, vedete che qua è un po' consumato. Passiamo ora a pulire la parte interna delle piste del mozzo, sempre con l'olio diluente e poi uno straccetto. Vedete tutto il grasso vecchio che viene rimosso. Pulire bene tutto l'asse, utilizzo questo trucco. Ripetiamo l'operazione dalla parte sinistra. Vedete, il mozzo ora è bello pulito e possiamo passare a ringrassare e rimontare il tutto. Come grasso utilizziamo il grasso al litio, il classico grasso per i mozzi. Il mio consiglio che vi do è di iniziare dal lato dove avete smontato il cono, quindi da questo lato qua. Noi metteremo un buono strato di grasso qua in modo che le sfere si appiccichino e non cadano dentro. Questo è il trucco per poi poter girare la ruota senza che cadano e farle dall'altra parte, poi alla fine infilare l'asse che dobbiamo infilarlo dall'altra parte, ovviamente. Andate abbondanti, vedete? Le sfere si appiccicheranno qua dentro e quindi non cadranno nel foro centrale dell'asse. Quindi le mettiamo una a una. Sono 9 sfere per parte in questo mozzo. Ora che abbiamo le sfere qua belle posizionate, giriamo sempre con delicatezza e rifacciamo l'operazione dall'altra parte. Mettiamo il grasso. Posizioniamo le 9 sfere di qua.
Vedete, sono posizionate proprio sulla pista. Belle allineate. Ora con delicatezza infiliamo l'asse dalla parte dove l'abbiamo rimosso. Andiamo a dare un tocco ancora di grasso qua sul cono. Diamo un poco di velo di grasso con funzione anticorrosione su tutto l'asse. Infiliamo bello centrato in modo da non spingere fuori le sfere dall'altra parte. A questo punto giriamo la ruota tenendo fermo l'asse e possiamo avvitare il cono. Teniamo fermo l'asse e avvitiamo. Molto scivoloso ora perché ho le mani ingrassate, quindi prendo una chiave. Arriviamo a battuta a mano, senza stringere troppo. Ora arriva il momento in cui dobbiamo fare la tensione e il precarico, quindi registrare in modo che l'asse giri liberamente, non sia forzato, ma non ci sia gioco né nel senso trasversale né nel senso longitudinale. Quindi il consiglio che vi do è di provare a appoggiare la ruota a terra e poi eventualmente spingere. Quindi ora ci mettiamo in terra. Allora mettiamo il distanziale e il controdado, sempre senza andare a stringere, quindi lo avvitiamo sulla mano. E poi proviamo. Ecco, sento che la ruota è leggermente forzata, quindi vuol dire che ho stretto troppo il cono. Quindi a mano posso allentarlo, chiaramente creo spazio allentando il controdado, poi lo allento leggermente, riappoggio il controdado e riprovo. Ora la ruota scorre molto libera, quindi scorre libera, proviamo che non abbia gioco. Quindi appoggio giù la ruota e poi spingo. Spingo in questa direzione, su e giù, non c'è gioco. Spingo in questa direzione laterale, forte, non c'è alcun gioco, quindi direi che la registrazione così è perfetta. Ora dobbiamo bloccare in questa posizione. Allora, per bloccare in questa posizione dobbiamo stringere il controdado contro il cono con sufficiente forza, senza esagerare, ma comunque in modo che poi non si sposti. Allora, questa che è un'operazione banale, in realtà bisogna stare molto attenti perché bisogna evitare che girando questo controdado giri l'asse, in modo che girando l'asse vado a modificare il precarico che invece ho già fatto con il cono, che quindi è perfetto. Quindi dobbiamo stare molto attenti a tenere tutto ben fermo. Quindi per prima cosa teniamo fermo il cono con la sua chiave, poi stringiamo il controdado osservando che non giri l'asse. In questo caso l'asse era girato, quindi vado a ripetere il controllo. Ok, il trucco è non girare solo il controdado, ma girare contestualmente anche il cono dall'altra parte, in modo che la posizione reciproca non cambi. Vado a controllare. Gira perfettamente libera, leggermente gioco, quindi un po' mi si è mollato, quindi mentre il cono non è ancora tiratissimo, possiamo dare avvitare il controdado leggermente, il cono leggermente. Vediamo se mi viene.
Sì, e poi restringiamo il contro dado. Ora direi che è perfetta. Quindi andiamo a dare l'ultima controllatina al controllato, che non sia lento. Allora dovrebbe essere a posto. Sì. E quindi la nostra ruota è finita, pronta, registrata e ingrassata. Bene, per oggi è tutto. Come avete visto, l'operazione di pulizia, registrazione e manutenzione di mozziconisfere non è particolarmente difficile in sé, richiede soltanto un po' di attenzione e precisione nel maneggiare i pezzettini piccolini, coni e sfere, soprattutto che chiaramente rotolano da tutte le parti se non si sta sufficientemente attenti. Bene, avete visto che con un poco di manutenzione si può prolungare di molto la vita delle proprie ruote, coni e sfere, un meccanismo che magari ora è meno utilizzato rispetto a un tempo, ma ad esempio sulle ruote top di gamma di Fulcrum, di Campagnolo e tutte le ruote Shimano ancora utilizzato, e questo infatti è un mozzo Shimano, seppure abbastanza vecchio. E, che dire, per oggi è tutto, quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like e arrivederci al prossimo video.